Grande partecipazione per la serata antirazzista di venerdì 6 giugno 2014 dal titolo Reggae in the Castle, che si è tenuto nel castello di Teverolaccio a Succigo. L'evento è stato realizzato a coronamento dell'importante lavoro svolto durante l'anno dalle associazioni succivesi Spaccio Culturale Arci Succivo e Artisticamente. Diverse le attività delle due associazioni sul territorio, ma particolarmente importante è stato il corso di italiano gratuito agli immigrati. Ospite della serata Marcello Coleman, voce degli Alma Megretta dal 2009, che da sempre suona e canta il reggae in Italia. Allora, Marcello Coleman a Succivo, sì. Simpaticissimo tra l'altro. Marcello, tu hai delle collaborazioni in passato, molto passato, con Tullio De Piscopo e Renzo Arbore. Che cosa ti rimane di questi due artisti? Da Tullio De Piscopo ho imparato a stare proprio sul palco, ok? Invece con Renzo Arbore ho imparato che devo stare lontano da certi palchi. Marcello, tu se volessi fare una classificazione del tuo genere musicale, dove ti vai a posizionare? Beh, sicuramente nella musica pop. Un reggae napoletanizzato, se vogliamo, qualcuno ti ha così ti hanno definito. Tu che cosa dici? Sì, mi può anche stare bene, un reggae napoletanizzato, quello che vuoi. Rimane comunque una questione di musica popolare, quindi che può sentire tutti. Io faccio canzoni, niente di più, solo canzoni. Ma c'è la Succivo qua, tu sei venuto anche per un evento particolare, che è quello del corso di italiano agli immigrati, molto importante. Quanto è importante per te questo tipo di attività in un territorio come la Calabria? Beh, io sono uno molto sconfortato in generale da quello che succede, però quando poi visito questi posti mi rendo conto che è giusto che ci siano ed è giusto che lavorino in questo modo con queste persone. Che cosa pensa Marcello Coleman del reato di clandestinità? Non esiste nessun reato di clandestinità, voglio dire, io sono un uomo che appartiene all'universo, vado dove voglio. Siamo tutti globalizzati, pure noi. Quello è il sistema ci opprime sicuramente, però voglio dire, dovremmo essere tutti quanti cittadini del mondo, ognuno va dove vuole, basta essere brave persone. Marcello, un consiglio ai ragazzi che oggi si affacciano a fare musica? Vi siete affacciati dalla finestra e mo guardate. Guardate quello che c'è fuori, che c'è tanto da fare, anzi io vi aspetto. Marcello, cosa ti rimane dal Festival di Sanremo? Mi rimane sicuramente un'esperienza personale, interiore personale, molto bella, tranquilla, niente di così esaltante, in realtà Sanremo è proprio di plastica, però io mi sono sentito comunque me stesso, sono tranquillo, io sono così, quello che avete visto là, quello sono oggi, sono sempre così. È vero, quello che garantisco io, è un'espressione di musica, soprattutto in Sanremo, ed una canzone particolare, Ragazzo della Via Glucca, sì. Hai portato una versione arrangiata con James Senese e Clementino. E Alma Megretta. Rigorosamente. Quanto c'è di tuo in quella versione? Beh, direi tutto, non avendo avuto possibilità di fare delle prove serie, io praticamente mi sono studiato il pezzo a casa, quindi io quello che è successo lo devo solamente a me stesso. Marcello, programmi per il futuro? The future is an illusion? No, il futuro non è un'illusione, il futuro te lo fai giorno per giorno, ora, adesso, quindi adesso tu sei il mio futuro. Magari. Non solo musica nel corso della serata, ma anche diverse opere esposte nella sala Expo, a firma di diversi artisti locali. Nando Nove, Antonio Chiacchio, Domenico Carbone e Etta La Pignola. Di particolare risalto il live painting di Valentino Silvestre e i lavori di Giovanni Tuoro, artista che realizza ritratti e dipinti con materiali scelti dal committente. Allora, serata con Marcello Coleman, non solo musica, anche arte. Siamo con Tuoro, l'artista di questa opera molto particolare che si chiama Manipolazione Biomeccanica. Tuoro, quest'opera da dove nasce? Praticamente nasce dalla ricerca dei materiali di riciclo. Infatti quest'opera qui fa parte di una lunga serie che ho realizzato anche altri lavori, sempre andando a cercare questi materiali, diciamo che la maggior parte delle persone li scarta e io poi li catturo e li trasformo in questo, diciamo, linguaggio
artistico. L'opera è tutto con materiali riciclati? Sì, sì, sono materiali in cui possiamo vedere che utilizzo plastica, ferro, tubi metallici, di plastica, poi utilizzo anche resine, poi utilizzo anche un linguaggio pittorico come la resa del soggetto che abbiamo qui al centro del quadro. Perciò quindi cerco questi materiali per dare anche un forte impatto alla scena del soggetto, quello vedi. Che tipo di materiali ci sono sulla... Questo per esempio che cos'è? Questo qua diciamo sono elementi tipo elementi meccanici che si può ritrovare in una macchina rotta, quindi io li trasformo e poi li vado a collocare nelle mie opere, sempre trasformandolo poi dopo con un linguaggio pittorico, come si può vedere in alcuni particolari. Grazie, buon lavoro e buonasera. Buonasera.